perché è proprio un ricordo suo personale di qualcosa che ha fatto insieme, anche se molti anni dopo, in qualche modo, ad Anna Magnani. Ha lavorato con grandi registi, dalla Toada, Ponzi, a Ferrini, a Brasi, Vanzina e molti altri. Si è candidata anche al Davide Donatello come miglior attrice nel film Maniaci Sentimentali. Adesso appunto è in tour con lo spettacolo Il Bacio per la regia di Francesco Brachetti. E Francesco Brachetti è anche attore insieme con lei. Lei lo avrete capito perché è qui ed è Barbara De Rossi. Ciao Barbara, subito il microfono. Ah. E chiamiamo anche l'attore regista Francesco, prego. Subito anche lui, allora, Sì, perfetto. Volevo fare uno dopo l'altro, Francesco Brachetti. Ecco qua, Francesco. Siete ancora in tour con Il Bacio. Barbara, tu mi raccontavi qualcosa su Anna Magnani, perché tu 50 anni dopo hai riproposto qualcosa di straordinario. devo dire che tutto quello che è stato detto su Anna, che voglio dire, non ci sono più aggettivi a disposizione. Posso dire che per quello che riguarda me, quello che io ho sempre sentito vedendo i suoi film è stato il racconto della terra, del sangue, della sua romanità, della passione, di come riusciva ad essere vera, ed è veramente molto molto complesso. Io ho avuto così la fortuna di incontrare Francesco, e Francesco 4 anni fa mi propose di portare in scena la Medea di Gianna Nuyè, che è la stessa Medea che portò in scena Anna Magnani nel 66. E quindi io mi sono tuffata con grande passione in questa esperienza, che è stata veramente molto forte. Mi sarebbe piaciuto tantissimo vederla, ma non esiste un filmato di Anna Magnani nella Medea. Esiste un piccolo filmato di Edoardo che va a trovarla in camerino appena finita la replica, e c'era lei sfinita sul divano, perché è veramente uno spettacolo molto molto duro. E però c'era questo commento di Edoardo che mi è rimasto impresso. Disse: Anna entrò in scena e l'aria si fermò. E questo significa tantissimo. Sì, fermare l'aria è una cosa un po' complessa, però lei ci è riuscita. Evidentemente è una cosa che è rimasta impressa a Edoardo e anche a tantissime altre persone. Io l'ho portata in scena immodestamente, con grande coraggio, però mi ha dato tante soddisfazioni, ci ha dato tante soddisfazioni. E mi avevi detto che non l'aveva fatto nessuno, non ci aveva riprovato nessuno a quel livello lì e in quel modo lì, con Medea. Francesco, com'è andata questa esperienza con Barbara così forte? L'esperienza di Medea era un mio sogno da tantissimi anni. Conoscevo alcuni partecipanti alla Medea di Anna Magnani, come Osvaldo Ruggeri, che era Giasone con Anna appunto nella Medea di Menotti, e da anni appunto avevo questo desiderio. L'incontro con Barbara è stato diciamo la cosa che mi ha portato appunto ci ha portati alla decisione di portarlo in scena. E nel lavoro di preparazione, diciamo, per lo spettacolo, questo lo dico, insomma, abbiamo indirettamente frequentato molto il pensiero di Anna Magnani attraverso i ricordi di Osvaldo Ruggeri, di un allestimento. Anna Magnani è stata una grandissima attrice di teatro, e i suoi ultimi spettacoli sono stati degli spettacoli La Lupa e Medea, sono stati degli spettacoli leggendari in tutto il mondo, cioè sono state delle tournée che, a prescindere dal fatto che non esistono più tournée di quel tipo, ma tournée dove Anna è andata in Russia e dove la popolazione inseguiva il treno della compagnia. Meraviglia. Abbiamo quindi ascoltato anche da alcuni diciamo, partecipanti, superstiti di quell'allestimento, il racconto di una personalità enorme. E questo, diciamo, noi siamo qua, diciamo, in rappresentanza del teatro, ecco, quindi vorrei ricordare che è stata una grandissima attrice di teatro, prima Leggero e poi negli ultimi anni di allestimenti veramente indimenticabili, ecco. Siete stati coraggiosi, bravissimi nel riportare quella Medea lì, e adesso appunto siete in tour con Il Bacio. Dove andrete prossimamente? Dove state? Con Il Bacio siamo Alla fine, verso la fine. le ultime, finirà sabato 28 al Teatro Europa di Aprilia. Oh.
E sono 2 anni che ancora non vi avesse visto, c'è ancora qualche giorno. 2 anni diciamo che lo portiamo in giro con grandissima soddisfazione, abbiamo fatto centinaia di città, di recite, per cui ecco una grandissima soddisfazione, e come ogni premio mi piace dedicarlo anche ai nostri collaboratori, ai tecnici, al mio musicista, al mio scenografo, ovviamente a Barbara e a tutte le persone che collaborano a questo mestiere difficile che è il teatro. Molto complesso. Un lavoro di gruppo il teatro proprio per antonomasia, direi addirittura. Viene adesso a premiarvi Franco Mariotti, eccolo qui, prego. Segretario generale del sindacato appunto giornalisti cinematografici italiani, ancora qui. Franco ci teneva tantissimo. Ci credo. Però chiamiamo anche Carlotta Bolognini. Carlotta, ecco, che premierà, diciamo, Francesco. Così. Perché ci conosciamo a 40 anni. Un applauso anche per Carlotta Bolognini. Carlotta Bolognini, bellissima figlia d'arte, non solo scrittrice, produttrice, sceneggiatrice, boh, tutto. Sì, manca soltanto il premio, però, se capisco bene. La foto è bellissima, ma col premio è ancora più bella. Eccolo qui, premio Anna Magnani Teatro Barbara De Rossi, con la regia di Francesco Branchetti. Premio a Franco Mariotti. Complimenti davvero, che bello. Un grande applauso, perché Barbara De Rossi è una delle più grandi, bravi attrici, non solo, attenta al sociale, non ce lo dimentichiamo. È ambasciatrice del teatro il italiano. Il sociale per me è un impegno che va avanti da 22 anni, ho visto prima questo cortometraggio, è importante parlarne, è importante sensibilizzare, io lo faccio da tantissimi anni e lo porto avanti ancora in TV con la mia trasmissione, quindi è un impegno che assolvo quotidianamente ma anche pubblicamente. Bene, complimenti davvero, che bello portare per 2 anni in giro. Anche per le foto.